si conferma Sabelli ottimo nell'uno contro uno, ci ha fatto vedere di saper andare sull'esterno per mettere la palla nel mezzo, però spesso è anche rientrato bene, mettendo in difficoltà i giocatori dello Spezia che di volta in volta andava ad affrontarlo. Cialdone sul punto di battuta, due uomini chiesti da Cicci Zola in barriera, eccoli qui, Catellani e Campora, con Cialdone pronto a battere, presumibilmente un cross in mezzo. Si attende solo il fischio dell'arbitro. Numero 2 squalificato. Centroaria, colpo di testa mancato qui da Camporese, allora può partire in contropiede lo Spezia con Canadigia. Sabelli su di lui, ancora bravissimo a fermarlo e probabilmente a guadagnare anche la rimessa laterale. Infatti è proprio così, è lo stesso Sabelli che si incarica di rimettere il pallone in gioco, sicuramente quest'oggi uno dei migliori. Sì, è stato molto bravo anche in questo ripiegamento, molto veloce nell'andare in chiusura su Canadige che stava partendo in contropiede. Sabelli, tutto del Bari, era in comproprietà con la Roma fino a quest'estate, poi il Bari l'ha preso alle buste. Qui occhio intanto al pallone centrale, Caputo! Cicci Zola salva tutto e inchioda il punteggio sull'1-0. Sabelli si conferma adesso anche in versione assist man, qui dà una gran palla sul movimento di De Luca che la lascia scorrere, si inserisce bene Caputo che ancora con la palla sul destro prova a piazzarla, però trova Cicci Zola molto attento e molto reattivo, la gente non gradisce e Caputo viene un po' preso dai suoi tifosi, però il movimento era quello giusto, lui aveva la palla sul destro, ha provato a piazzarla, secondo me ha trovato un portiere molto attento e molto reattivo.